Mi chiamo Shelley Farank e sono maniscalca certificata a livello statale. Oggi vorrei farvi vedere la corretta elaborazione delle linguette adesive Wolf Bush. La corretta preparazione dello zoccolo è fondamentale. L'orlo plantare degli zoccoli deve essere assolutamente uniforme e liscio. E la muraglia deve essere priva di irregolarità. Altrettanto importante è l'adattamento della ferratura alla forma dello zoccolo. Se la ferratura non è adatta a regola d'arte, sussiste sempre il rischio di perderla. Inoltre, aumenta il rischio di un accumulo di sporco tra le linguette e la muraglia, il che a sua volta può comportare il distacco della colla. Innanzitutto bisogna scegliere la taglia giusta per il proprio cavallo. Per ottenere un allineamento ottimale, i dentini devono essere tolti. Dopodiché, la ferratura viene posizionata sullo zoccolo e la forma viene segnata facendo un tratto con un pennarello. Nella zona laterale, dove si troverà la linguetta, la ferratura viene affilata in modo che la marcatura sia ancora appena visibile. Nella zona del talone, invece, viene affilata in modo che la marcatura sia visibile interamente. È importante che adesso non venga ancora apportata una smussatura laterale. Dopodiché, la forma della ferratura viene controllata posizionandola sullo zoccolo. Se la ferratura non si adatta ancora bene, bisogna ripetere la procedura. È meglio affilare un po' alla volta che invece affilare troppo in una sola volta. Prima di tutto va scelta la taglia giusta della linguetta adesiva posizionandola sullo zoccolo. Poi bisogna segnare la posizione delle linguette adesive sulla ferratura. È importante che le linguette non si sovrappongano nella zona della punta. Per la procedura di saldatura, consigliamo il nostro dispositivo di saldatura in combinazione con una pistola ad aria calda Steinel. Il dispositivo di saldatura va impostato in modo da riscaldare la ferratura e la linguetta adesiva in modo uniforme. Appena il materiale sintetico diventa lucido, bisogna iniziare a girare la ferratura. Se la procedura è stata eseguita in modo corretto, si forma un rilievo lucido lungo tutta la linea di saldatura. Se la saldatura non è visibile o lo è solo parzialmente, la durata della saldatura non è garantita. Se non è sicuro se la saldatura è riuscita bene, faccia la prova. Provi a tirare via la linguetta con forza. Anche se si stacca solo minimamente, può presupporre che la saldatura non regge. Alla fine, un cavallo esercita molto più forza. Dopo la saldatura bisogna controllare nuovamente la vestibilità della ferratura.
Se dovesse essere ancora troppo lunga, è possibile affilarla nella zona del tallone. La zona della muraglia, che dopo andrà a contatto con le linguette, deve essere irruvidita con carta vetrata con una granulometria tra 80 e 120. Dopodiché bisogna sgrassare la muraglia ed il lato interno della linguetta adesiva. Per sgrassare consigliamo l'utilizzo di Multifoam. In alternativa è possibile utilizzare l'isopropanolo al 99%. Appena lo sgrassatore è asciutto, si può iniziare ad incollare. Adesso la ferratura viene posizionata sullo zoccolo. Ed il piede viene appoggiato a terra. È molto utile fare sollevare il piede opposto del cavallo da un'altra persona. Le linguette vengono applicate una dopo l'altra. A mio parere conviene cominciare con le linguette posteriori. Se il cavallo dovesse muoversi durante la procedura, la posizione della ferratura resta invariata. Per l'applicazione della colla è meglio non esagerare. Prima si applica la colla sui bordi esterni. Di seguito si fa una crocetta ed un puntino in mezzo. Poi bisogna premere per circa 10 a 15 secondi. Per concludere si applica un po' di colla lungo tutti i bordi delle linguette. È importante non lasciare aperta la bottiglietta della colla per troppo tempo per evitare che perda le sue proprietà adesive. Ed ecco, fatto! Per contrastare lo spostamento quando il cavallo appoggia il piede, si consigliano le ferrature con barbette per gli zoccoli posteriori. In tal caso bisogna tagliare il supporto tra la linguetta più grande e le altre due. Nella zona della punta è possibile invertire la posizione delle linguette per evitare che essi si sovrappongano. Adesso la posizione della linguetta viene segnata. La saldatura viene eseguita analogamente alle ferrature senza barbette.